Che sta succedendo? Chi ha fatto questo? Aiutami, ti prego, aiutami, sta per scoppiare. Scappa, scappa! Tieni duro, sta arrivando un'ambulanza. Devi avvertire i gemelli, lì sopra, sulle scale. I gemelli? Sono stati loro? No, un uomo alto, coi dreadlock, ha messo la bomba. E un altro, con la barba, occhi penetranti. Che cosa volevano? Informazioni sul DNA. Dio mi perdoni. Gli ho detto dei gemelli. Non sparare! McCoy, investigatore replicanti, BR61661. Cos'è successo da ste parti? Abbiamo un uomo morto qui, vittima di un'esplosione. Il suo nome era Moragi. È stato in grado di fornirmi una descrizione dei due sospetti poco prima di morire. Ah sì? Erano lavori in pelle o eri qui nel posto giusto al momento sbagliato? Gli sto alle costole, agente. Mi manca tanto così. Ma non ho molto tempo. È un problema? Hai finito qui? Beh, allora fammi un favore e piglia sti replicanti a calci in culo, ok? È tempo che qualcuno spazzi via questi delinquenti dalla strada. Contaci. Unità 32, zona 3, ho da segnalare un omicidio, possibile atto di terrorismo. Riconobbi il logo sull'involucro. Era senz'altro del negozio di animali di Ransiter. Non mi aspettavo però di trovarci dentro centinaia di cinien. Non sapevo a cosa servisse, ma ci avrei scommesso che non era segnato sui libri di Ransiter. Il videotelefono era uno di quei vecchi prodotti della Zenith, l'ultima società di elettronica che ancora produceva in questo continente, in Messico, per essere esatti. Non mi stupiva che questo rottame lampeggiasse. Ciao Luther, ciao Lance. Avete 0 nuovi messaggi e un messaggio solo voce registrato. Volete ascoltare il messaggio vocale adesso? Assolutamente. Ciao. Sono JF Sebastian. Spero che voi ragazzi stiate bene. Ho provato a parlare al dottor Tyrell riguardo alla vostra reintegrazione, reimpiego, ma non sono ancora riuscito ad arrivare a lui. È piuttosto arrabbiato e voi sapete che cattivo cliente sia quando è così. Non so cosa sia accaduto tra di voi, ma ci proverò ancora. Se volete che ci vediamo, sono ancora al Bradbury. Sarò lì per tutta la notte. Messaggio salvato automaticamente. Per cancellare, prego confermare il vostro numero di sicurezza di cancellazione. Non adesso, grazie. Il piacere è tutto nostro. Alla Sinobel. Vuoi? Sono occupato! Scusami. Consegne sul retro. Polizia di Los Angeles. Avrei un paio di domande. Parlare, sempre parlare! Tu aspetti, tu non portare via tempo. Occupato! Marcus Eisendahler è morto. Ok, parliamo. Veloce, che vuoi? Eri vicino ad Eisendahler? Eisendahler? No, non ho tempo per lui. Non vado al laboratorio. Eisendahler sperimenta gravità extramondo. Chu lavora su organi importanti. Centri visivi, vedi? Marcus è morto. Chu lavora duro, tutta notte, tutto giorno. Niente pausa, niente intervallo, niente lavoro extra. Mi hai sentito? Tuo tempo più importante? Eisendahler è morto. Moragi potrebbe essere morto e tu dovresti essere fuori a caccia di sottane. Moragi? Chu mangia cena con Moragi tutte le notti regolarmente.
qualche volta cinese, qualche volta indiano, altre volte fatto in casa. Qualche volta andiamo su e mangiamo con gemelli. Muraji non si è fatto vedere? Hai provato a chiamarlo? Ho chiamato, ho bussato 10 minuti fa, porta chiusa, nessuna risposta. Da dove vieni? Cosa? Niente, niente. Ascolta. Occupato, occupato. Tu non sei fattorino, tu andare via. Distrazioni tutto il giorno, non smettono mai. Volume alto fuori in strada, quasi mi fa cadere occhi. Dermo Design è completamente andato a fuoco. Che è successo a Muraji? Non ce l'ha fatta. Tu andare via ora, ok? Molto occupato, devo lavorare. Prima accennavi a dei gemelli. Sì, sì, Luther e Lance, gemelli siamesi, vivono sopra Muraji. Sono progettisti genetici? Erano, fino a mese scorso. Sono stati licenziati, mandati via. Da chi? Da Grande Capo, chi altro? Vai a fare domande a loro. Io non spreco più tempo. Credi che io ficchi il naso negli affari di tutti? Muraji è una specie di progettista del DNA? Sì, subappaltatore come me. È simpatico, gli piacciono i vecchi film. Muraji è un capo cuoco. I gemelli vanno pazzi quando cucina lui. Marcus Eisendahler è morto. Dovresti considerare la possibilità di interrompere il tuo lavoro al più presto. Cosa vogliono Nexus 6 da me? Faccio solo occhi. Occupato, occupato, devo rispettare scadenza. A cosa ha lavorato ultimamente Sebastian? Sebastian fa quello che ha sempre fatto, sistema nervoso. Molto importante per dottor Tyrell. Dove lo trovo? È al vecchio palazzo in fondo al vicolo. Bradbury Hotel, credo. Cammina fino in fondo al vicolo, lo troverai. Che mi dici di questo Lance? Che tipo è? È come Luther, è solo diverso. È facile dire in cosa. Cioè? Uno ha lunghi capelli, parla molto, fa sempre affari. L'altro più calmo, lavora più duro. Che tipo di affari? Vendi questo, vendi quello, non importa che tempo c'è. Come tutti i venditori è molto difficile avere fiducia in lui. E senza questa io non faccio affari. Lance ha mai venduto qualcosa a Ransiter? Chi? Mai sentito di Ransiter. E adesso basta, non ho tempo per indovinelli o cose del genere. Scusa per il disturbo. Sono sempre al tuo servizio. Era una specie di giocattolo bizzarro, metà meccanico e metà organico. Sicuramente di tecnologia replicante, ma per ritirarlo nessuno mi avrebbe dato alcun bonus. Altra robaccia inutile. Processo di stampa interrotta, ripreso. Ricerche sul DNA, date di immissione, un mucchio di roba inutile. Ma avrei scommesso il mio spinner che a qualcuno sarebbe potuto interessare. Basta così, Sadik. Basta! Come pensi che ci abbia trovato, amico mio? Uno dei progettisti deve aver parlato. Hanno delle personalità instabili, a dire il vero. Te l'avevo detto che avremmo dovuto far saltare in aria l'intero isolato. Ci avrebbe creato non pochi problemi.
Perché? Questo come lo definiresti? Questo qui non è un problema, è un'opportunità. Sei debole, amico. Mi aspettavo molto di più da te. Penso che il nostro fratello non si senta troppo bene. Oh, ci sta ascoltando. Non è vero, McCoy? Sei pronto ad abbandonare il tuo inutile incubo, amico mio? A tornare in famiglia? Non ha scelta. Non l'ha mai avuta. Lascia che lo uccida, amico. No. Non abbiamo tempo per essere pazienti. La tua donna si sta ammalando. Te lo prometto. Lei non morirà qui sulla Terra. E io ti prometto che qualcuno lo farà. Lui è l'ultimo dei problemi, credimi. Ma tu sei pazzo! Il cacciatore è pericoloso! Lo sciocco non vede lo stesso albero che vede il saggio. Non sono sciocco, amico. Devi avere fiducia, amico mio. Senza i contrasti non c'è progresso. Non puoi fidarti di quelli come lui! Noi siamo stati manipolati da loro, giusto? Adesso vedranno esattamente cosa c'è oltre l'orizzonte. Prendimi se ci riesci! Da quanto tempo sono qui, Lucy? Come sai il mio nome? Ho visto le tue cose da Ransiter. Sei stata male quando hanno ucciso gli animali? Erano carini e dolci. Speravo che papà non lo facesse. Ma Mr. Ransiter meritava una punizione. Così ha detto papà. Perché? Perché mi ha trattato male. Come se gli appartenessi. Mi spiace. Sei proprio il cacciatore, come dice mio padre. È il mio lavoro. Perché? Cos'hai contro di noi? Niente, solo la legge. Vuoi farmi del male? Ti prometto di no. Papà tornerà subito.